Buonasera ragazzi, guardate che cosa ho qui, è il Balkan Sobrani Oro, la tin. Simo, quanti anni c'ha questa tin? Questa tin C'avrà una ventina guarda, con d'anni. l'oro non meno di penso 10-15 anni, credo. Ma Una decina d'anni ce l'ha. cioè, allora vi faccio Però vedere e ora poi vado con l'assaggio. c'ha Andiamo in assaggio 20 anni. diretto. C'ha 20 anni questa tin, spettacolare. Ragazzi, è molto molto scuro. L'odore è buono, si sente che non è fresco, però mamma mia che cioè, l'odore è molto 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 intenso. Ora lo carichiamo, finiamo di caricarlo, andiamo in fumata. Ragazzi, questa cosa non ricapiterà mai più, mai più. Stoppiamo il video e ci rivediamo tra poco. Vai. Eccoci qui, ragazzi. Allora, i primi puff. Ma ragazzi, un'affumicatura talmente dolce e pregna che è difficile pure spiegarlo. Si sente proprio che la qualità è eccelsa, cioè, è di differente da qualsiasi altro tipo di tabacco con il latakia che abbia mai provato, perché proprio è un misto tra l'affumicatura. Simone, correggimi se sbaglio, Corretto, tra corretto, corretto. l'affumicatura e. Lo trovo unico nel suo genere dal punto di vista L'affumicatura, della Gadaia. ma proprio. Ti lascia quella bocca tra il pastoso e il dolce. Esatto. Molto, cioè, ragazzi, un altro livello di che cacchio stiamo Ultra parlando. persistente, un sapore che dura a lungo in bocca, questo è molto particolare, Sì, differente da infatti. tutti gli altri mixture con la taglia, molto probabilmente la derivazione della taglia È totalmente che lo fa diverso, sì. così buono. Poi c'ha 20 anni, quindi probabilmente ha invecchiato bene. È invecchiato bene, può darsi pure abbia perso pure qualcosina, ma non, cioè, Sicuramente. non lo sapremo mai, non lo Lo sapremo sapremo mai. mai. Vabbè, ci vediamo dopo al termine della fumata. Allora, siamo arrivati alla fine della fumata, ragazzi. Mantiene costantemente quel sapore bello cremoso. Correggetemi se sbaglio, voi che l'avete fumato più di me con me. Mantiene quel sapore bello intenso, ragazzi. Altro livello, altro. Cioè, boh, io sono rimasto scioccato. Forse non ho fumato quasi mai un tabacco così buono. È un peccato che non si trovi più. Questo è il risultato delle varie lotte clandestine, guerre siriane e quant'altro. Vabbè, ragazzi, con questo vi lascio. Era solo uno spunto di riflessione. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.